vincenti. Incentivi alle amministrazioni comunali e ai nuclei familiari che risiedono nelle piccole realtà dalla legge approvata in Senato. Le impressioni del presidente ANCI, Pompilio Sciulli. Agevolazioni ai piccoli comuni italiani al di sotto i 5.000 abitanti, nuove possibilità per le famiglie e le numerose amministrazioni molisane dalla legge di recente approvata a Palazzo Madama a Roma. Finalmente è stata approvata definitivamente al Senato la legge sui piccoli comuni dopo che circa 6 mesi fa la Camera aveva ricevuto l'unanimità dei consensi. Prevede una serie di incentivi appunto per i piccoli comuni, per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e considerato appunto che il Molise è composto dal 70% dei comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi penso che non dico che è una legge fatta ad hoc per noi, ma sicuramente ci lascia ben sperare per il futuro, con una serie di incentivi sia a livello economico per le famiglie appunto che vivono in questi, quindi incentivi economici per le famiglie che vivono in questi comuni, ma anche per interventi strutturali su bandi che verranno fatti e su cui i comuni potranno in qualche modo partecipare e quindi rispondere. Nell'immediato gli amministratori in questo momento devono semplicemente farsi trovare pronti per quelli che saranno i futuri bandi, quindi magari ecco, cominciare a pensare a dei progetti già definitivi, esecutivi e quindi cantierabili, in modo che quando i bandi saranno usciti, sicuramente verranno presi prima in considerazione coloro i quali hanno i progetti appunto cantierabili. Per il comune di Pesco Pennataro, del quale Sciulli è il primo cittadino, con il fondo di solidarietà sono in arrivo nuovi flussi finanziari dal governo centrale. Finalmente il Comune avrà un trasferimento sull'FSC, sul Fondo di Solidarietà, maggiore rispetto a quello che ha ricevuto in questi anni. Dopo tutta una serie di tagli che ci sono stati, quest'anno ci sarà un trasferimento, dovrebbe esserci un trasferimento erariale maggiore, quindi questo consentirà comunque al Comune di avere maggior respiro e sicuramente questo trasferimento ulteriore che verrà fatto dallo Stato saranno a beneficiarne i cittadini con una riduzione delle imposte, anche se già a paese mio sono abbastanza basse.